Kefir fatto in casa in 2 minuti e senza granuli. Vediamo insieme l'occorrente per questa ricetta. Dovremo usare 2 litri di latte e 320 g di kefir, 160 g di kefir ogni litro di latte. Io ne faccio un bel po' perché siamo in tanti in famiglia, ma voi potete farne anche semplicemente 1 litro. Mettiamo il latte, aggiungiamo il kefir, qualunque marca va benissimo, giriamo per bene, dopodiché copriamo e mettiamo in forno. In forno non c'è bisogno di luce accesa d'estate, in inverno sì. Dopodiché, il giorno dopo 24 ore, questo è il risultato ed è buonissimo. Non rimane che metterlo nei barattoli e poi in frigo, conservarlo in frigo per un massimo di 3 o 4 giorni. Grazie e alla prossima!